Ciao a tutti ragazzi e ragazze, bentornati in questo nuovo video. In questo video mi devo truccare. Vorrei fare un trucco, non so come, non troppo leggero e nemmeno troppo pesante. Allora, stavo pensando a un trucco tipo molto dark. Sì, ragazzi, voglio fare un trucco. No alla Dark Polo Gang, ragazzi, ma dark, tipo nero sugli occhi, nero come rossetto. Questo è il mio. Ok, incominciamo. Io incomincio sempre con la crema, visto che oggi non mi sono niente. Incominciamo proprio dal pane e dai peperoni, come si dice a Napoli. Ok. Perché pane e peperoni sarebbe tipo quando incomincio a mangiare. Quindi da zero in pratica. Ok, dopo messa la crema, io la stendo normalmente. Ci sono alcuni che la stendono con dei pennelli specifici, io la stendo sinceramente con le mani, lo dico molto liberamente. Era parecchio che non portavo un trucco. Ok. La metto anche un po' di labello perché ho le labbra abbastanza... secche. Ne ho messo un poco e incominciamo con il video. Allora, si incomincia con il fondo tinta e noi cominceremo con il blush. Non è vero? Con il fondo tinta, ovviamente, ma da cosa vogliamo incominciare, ragazzi? Io lo metto questo qui della Dolce Sguardi, è nuovissimo, non ho mai usato un fondotinta così in bottiglia, quindi è la mia prima esperienza e vi dirò anche come, perché sulla faccia. Ragazzi, non applicate il fondotinta così, vi voglio bene. Ragazzi, vero che non ci farete caso? Ora lo prendiamo da qua, perché dall'esperienza che ho avuto, mai più. Quindi lo prendiamo col pennello. Ha un profumo veramente buonissimo, quindi questa è stata, cioè, la prima ragione per cui ero così tanto invogliata a provarlo. C'era che ho sporcato tutto qua sopra, se no mamma entra e mi uccide. E dice, prima di tutto, ma perché ti stai truccando? Dove devi andare? Ok. C'era, sembra una crema. Si trova tanto carino, cioè, ma è troppo chiaro, cioè, ho capito che sono pallida, però stiamo esagerando. Vabbè, dai, ci sta, alla fine è coprente. Può anche stare. Ed era anche altro che non portavo un mini make up. C'era anche sul naso, c'era che ho fatto una strozza.
Cioè, mi sono sporcata la felpa, vabbè, che mamma la deve lavare. Però comunque. No, no, mi gusta, perché è veramente tanto coprente. Guardate qua, non si vede niente. Quindi, ok. Mi gusta. Mettiamone un altro po'. Ce ne facciamo un altro po' di fondo tintino. Che poi non direi che si vede così tanto lo stacco. Applicato, andiamo ad applicare la cipria come ogni cristiano che esiste al mondo. Io la metto dappertutto. Non voglio critiche, raga, veramente tutto sto video non voglio critiche, perché secondo me non sto facendo niente di male. Ovviamente io così truccata non ci esco. Cioè, ora vedrete come farò il trucco. Ma io vi posso assicurare che io così truccata non ci esco. Poi metto questo correttore che è della Astra, che è tipo una marca che è buona, perché ho visto che c'era anche, per chi è di Napoli, Mediterraneo. Quindi, chi conosce il Mediterraneo sa che è uno che vende tipo tutti i trucchi. E la vado a segnare questa Beauty Blend. Sa che vende tutti i trucchi marcati, quindi c'è di marca tipo Dior, Chanel, Diego della Palma. Quindi mi sono meravigliata, sì, perché anche da Mediterraneo costa così poco. Quindi la chiamo stupida e poi la mando a casa. Ok. E poi vado a mettere la ciglia sotto agli occhi, diciamo si chiama baking questo. L'ho visto da un tutorial e subito mi è piaciuto questa cosa. Baking, mi sento proprio un'americana. Che poi tra l'altro a New York tutte le cristiane ce l'avevano sto baking. Io dicevo, cioè non capivo perché avevano, diciamo, un po' di bianco. Ovviamente si andrà a sfumare, ma dai, io lo vado a sfumare con non so che cosa, vabbè, faccio così. In realtà si mette, vabbè, è inutile che ve lo dico, si dovrebbe mettere per non far cadere l'ombretto, ma io lo metto in un altro modo. Poi vado a mettere un po' di fard, chiamatelo come volete, ve lo chiamo... Purtroppo sto facendo un po' di guai in questo vitarello, vero? Vabbè, mi accetterete lo stesso, perché mi avete accettato. Vabbè, un po' più scura, un po' più chiara, un po' più nera, un po' più cadaverica, non fa niente, vi prendete come sono. Vabbè, mi sono fatta un po' più scura, raga. No, guardate lo stacco collo faccia, perché so, vabbè, non c'è tantissimo, cioè. Va bene, passiamo a un'altra cosa, perché la faccia non me la so proprio toccare. Cioè, dico la faccia nel senso, passiamo all'ombretto, che è meglio. Allora, vado a mettere il mio primer, questo qui è il Fidelity Primer, che se avete visto il video dove la mia migliore amica mi trucca da bollata, saprete cosa ha passato questo santo primer. Io l'ho da sentire con questo qua, che è tipo un coso del correttore, però mi è finito. È aranciato, tipo come l'I Love State di Essence. Ok. E
poi lo stendo con la mia beauty. Faccio tutto questa cosa, devo esserne sincera, perché mi trovo veramente benissimo. E in pratica questo qua vi stende meglio il correttore, cioè il correttore. Vi fa stendere meglio l'ombretto. Io vado ad usare, dove ho messo quella palette? Ah, eccola. Perché questa palette ha i neri. Non quelli di colore, non fraintendiamo tutto, che quasi fraintende anche. E andiamo a usare sto nero, che è l'unico nero. Veramente. Quanto nero. Ora vi farò un disastro, quindi ovviamente. Ciao. Ho completato l'ombretto. E le dark, ora ci stavo pensando, si mettono anche la matita nera sotto l'occhio. Quindi ce la mettiamo anche noi. Ci ho provato un poco. Ora vado a prendere. Sorpresa. No, vabbè, mettiamo prima il mascara. Piega ciglio, ovviamente. Number one, serve sempre. Cioè, raga, che dark. Ma dove la prendete una dark come me? Ok, mettiamo il mascara. Io metto questo qui tipo come base. Ok, questo qui lo uso come base perché è ondulato. E bravo, ciccio. Poi uso questo qui della Maybelline. Domani vado a scuola così. Veramente, voi non mi credete? Beh, ovvio che non mi credete, non posso mai andare a scuola così, ci siamo veramente. La maestra mi fa prima struccare e poi mi fa entrare. Però mi piace questo trucco, ci faccio pensare al trucco dark. Se potrei pensare. Ma dove ho messo il mascara della Sephora? Quello era buono. Cioè, no, era buono, perché lo devo trovare. Non lo trovo e non mi arrabbio. Vai a prendere rossetto nero. Ragazzi, guardate cosa sono disposta a fare per voi. E niente, ciao, questo era il trucco.